Belen, grazie ancora a Belen, no? Che ci fa sempre più lavorare a noi blogger e vlogger, vlogger e video blogger, yeah! Bene, Belen Rodriguez, allora parliamo di Belen Rodriguez che ha sostituito insieme a Elisabetta Canalis ieri all'improvviso, così nel giro di poche ore, ta 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 ta, la Mrazova improvvisamente si cracca. Qui la cervicale a 20 anni, quanto c'ha lei? 20 anni, questa già sta messa male che la cervicale, figuriamoci a 60, a 70, ma si presume che dietro forse c'è un po', alcuni ho letto, una crisi di nervi da parte della Mrazova, comprensibile qualora fosse, perché comunque passare diciamo, dalla semi notorietà, no, notorious. Dalla semi-notorietà al grande successo mediatico al lancio di Sanremo nel giro di pochi giorni, insomma, è un trauma psicologico anche, no? E poi a parte questo, ho visto tutti emozionati, tutti impacciati, ma come grandi professionisti, grandi personaggi dello spettacolo, che qua e là arrivano lì, si bloccano, tremano. E invece ho visto più disinvolto Morandi, ma Belen, molto disinvolta. Molto meglio dello scorso anno, proprio meglio di Elisabetta Canalis, perché Elisabetta Canalis io l'ho vista un po' emozionata, anche un po' sottotono, anche a livello estetico, mio estetico, diciamo, nel volto, un volto un po' tirato. Belen l'ho vista solare, contenta, parla spagnolo, sicura, sicura, grande professionista, questa Belen, che per lei, insomma, è stato un anno fantastico, no? Che è finito con la sua grande, no? Già l'anno scorso da Sanremo sembrava, vabbè, ormai io, questo cretino, aveva detto, ormai Belen ha fatto Sanremo, è arrivato al top, ma inizia a scendere, ma di che? Ma di che? È iniziato a fine estate, ecco là che spunta fuori il video porno, che ci ha fatto sognare, no? Anche qui, questo qui, vedete, come si chiama, questo qua, ne parlai con questo signore qui dietro, Beethoven, che, lo sta, ecco, vabbè. Vabbè, niente, io pure ho dormito poco, eccolo qua. Beethoven ci ha fatto sognare a tutti gli italiani, io il video porno di Belen, dove stavo, lo voglio di 50 volte, poi siamo andati a vedere, no, pure Rocco Siffredi, ma che niente di che, infatti. Eppure, poi si è parlato che stava incinta, poi è andato a fare quella trasmissione Italia's Got Talent su Canale 5, che è stupenda. Oh, io non vedo mai la televisione, una volta l'ho vista, mi sono massacrato di risate, con quel capellone come me, là, che non so neanche come si chiama, simpaticissimo. C'è sta pure cosa, come si chiama, la De Filippi, che ho riscoperto, abbastanza simpatica, è il grande, no? Tenerone, coniglione, Gerry Scotti. E appunto, grande Belen a Sanremo, che a due, anche al volo hanno sostituito, insieme a Elisabetta Canalis, la Mrazova, poraccia, la vorremmo rivedere, almeno una sfilatina, fategliela fare, sicuramente la farà. E si vede che è crollata, forse, o è crollato il collo, o è crollata a livello, diciamo, psicologico. Siamo quasi lì. Niente di che, per l'amor di Dio, non è che fargliene una colpa, anzi, insomma. E quindi questo è quello che riguarda, per quanto riguarda il vallettaggio di Sanremo. Ah, mamma mia, che parola, Belen. Grande Belen.